Una buona giornata a tutti voi amici telespettatori in sintonia su Tele Nostra e Prime TV. Siamo in diretta con Chiacchiere e Caffè. Una buona giornata a tutti gli amici di Attiparta. Ci troviamo in via Appia e tra pochissimo entreremo nel tempio della dolcezza e del buon gusto, la pasticceria caffetteria Urciolo. Ci siamo quasi tutti questa mattina. Sveglia ragazzi, sveglia che ci siamo. Siamo in diretta con Chiacchiere e Caffè. Giornata piuttosto umida, piuttosto fresca, però vi riempiremo noi di gioia, di allegria e di calore, perché Chiacchiere e Caffè porta le notizie, porta il sorriso, porta la buona musica, porta la dolcezza, porta l'allegria, porta il ritmo, porta anche i tre compari che tra pochissimo suoneranno per voi, anche la sigla. Ma intanto, caro Barbalupo, che è successo? Oggi siamo tristi. Ma ti vediamo in una versione monacale. E purtroppo sono a lutto sportivo. E perché l'Avellino vorrei esorcizzare un po' i calciatori dell'Avellino, che hanno il diavolo in corpo e ci voglio incorporare il lupo nel corpo, non il diavolo. Allora fai una benedizione, perché tra pochissimo partiremo con Chiacchiere e Caffè. Vai, benedici il lupo. Speriamo, adesso dobbiamo lottare solo per il Beleone. 3, 2, 1, vai con la sigla e buongiorno show di Chiacchiere e Caffè, i tre compari. Mangiante dietro la telecamera, anche Alfonso Tarantino, l'alfo volante, il principe della regia in console, lui che ci permette la mattina di stare in onda in diretta. Grazie Alfonso, bentornato tra di noi, perché sei stato raffreddato, abbiamo saputo, finalmente di nuovo con noi il nostro Alfonso, che salutiamo con calore in regia, in diretta la Tele Nostra e Prima TV. Alfonso, ti saluta anche Meteo Peppe. Ciao Alfonso, tanti saluti, ciao. Meteo Peppe che è pronto con le previsioni, quindi attenzione, perché sarà una giornata davvero spettacolare. Ovviamente grazie mille alla caffetteria pasticceria Urciolo. Abbiamo Antonio, un saluto musicale al nostro Antonio, che tra poco ci illustrerà anche qualche delizia. Antonio, addirittura la sigla, l'inno trionfale per te. È un piacere averti qui. È un piacere, buongiorno, e fra poco vi faremo fare colazione con i nostri prodotti artigianali. Intanto complimenti per il locale, perché abbiamo trovato di tutto, anche il caminetto per riscaldarci. Questo serve per riscaldare i cuori delle persone. Wow, anche perché si avvicina San Valentino, la festa degli innamorati, è l'occasione giusta per ritrovarsi. E noi ci siamo preparati. Intanto sì. E non è passato inosservato questo bel colpo d'occhio. Sì, questi sono tutti... il lato biscotteria, cioccolateria del nostro locale, facciamo tutto, confezioni nostre, ed è tutto artigianale. Una produzione artigianale con prodotti 100% bello. Italiani. Quindi ovviamente Antonio ci fai assaggiare qualcosina. Certo, tra poco vi faccio assaggiare. Facciamo anche prima colazione, tutti insieme, insieme ai nostri amici telespettatori. Certo. Grazie Antonio, siamo in diretta alla caffetteria pasticceria Urciolo in via Appia ad Attiparta. Il buongiorno show con i tre compari, con i tanti amici che ci tengono compagnia alla mattina. Cesare, come va? Tutto bene? Un po' spento anche tu, no, per l'Avellino, andata bene, sì, una scandone appesso, insomma. Una sconfitta disastrosa davvero. Caro Usignolo, l'Usignolo che ha conquistato la ribalta internazionale partecipando in diretta alla messa al Duomo, la messa che è stata poi diffusa in diretta internazionale. Tutto bene, tutto a posto? Tutto a posto, sì. L'unica cosa è che lunedì siamo sempre un poco contriti, un poco... Ecco qua, mettiti il cappello così sarai più allegro. Ma non ti preoccupare, diamo una botta di vita. Pronto? Pronto? Sì, sì, ecco, si sente? La vediamo Matilde da Modena, ci sta chiamando. Pronto? Tutto bene, sì, ti sento. Oh, come va? Hai saputo dell'Avellino, sì, della Scandone. Purtroppo, almeno sportivamente, è stata una giornataccia per noi. No, invece qua in Modena ha andato bene, 3-0, e ha volato. Che si dice, a Modena? Bene, bene, tutto bene. Il Modena ha vinto per 3-0. L'Avellino, purtroppo...
perso. Tu ci stai seguendo da Modena? Stai seguendo la trasmissione in diretta da Modena? Sì, sì. Hai visto Barbalupo, il tuo caro Barbalupo, come si è conciato questa mattina? Questa mattina, molto triste, ha perso, è triste, è tristissimo. Sì. No, ma stai in una versione anche monacale, con la tunica nera. Non ho visto una versione monacale, fammi vedere. Vieni Barbalupo, fatti vedere da Matilde come stai confezionato questa mattina, non so se riesci a vederlo. Mettiti a favore di telecamera, Barbalupo, così, vieni qua Barbalupo, non scappare, ecco, lo puoi vedere adesso? Non lo posso ancora vedere. Vabbè, insomma, te lo raccomando comunque. Vuoi sentire una canzone, Matilde? Sì, una bella canzone, perché qua c'è molta nebbia, c'è nebbia. E vai che la spacchiamo noi la nebbia con una bella canzone dei Tre Compari, va bene? Ottavio, ci aggiorniamo. Sì, ciao Matilde, a presto, vienici a trovare. Ciao Mati! Salutami Tre Compari. Sì, ti saluti Tre Compari, tutti gli amici della trasmissione. Grazie Matilde, abbiamo effettuato questo collegamento via satellite con Modena in diretta. Tra l'altro ne approfitto per salutare e ringraziare tutti gli amici che ci seguono anche dall'estero, che ne sono tantissimi. Qualcuno non crede ancora che noi siamo in diretta la mattina, e purtroppo ve lo devo dire. Che ora è, caro Meteo Pep? Sono le ore 7 e 24 minuti. E quindi siamo in rigorosa diretta. Sì, rigorosa diretta per fare chiacchiere e caffè. Su Telenostra e Prima TV. Sì, Telenostra e Prima TV. Controlliamo però anche gli altri orologi. Il caro Carmine, insomma, Carmine che è chiamato lo svizzero. Che ora è? 7:24. 7:24 senza orologio, sono però. Sono d'accordissimo con... Barbalupo, 7:24. 7:24 con il telefonino con il lupo inciso. Cesare, che ora è? Sono le 7:24. Lusignolo, dopo la Mondovisione, insomma, ha avuto dedicato anche una poesia. Anche ho scritto io. La possiamo leggere tra poco? Scusami, Cesare, sì. Perché volevo presentare anche gli altri amici. Usignolo, che ora è? 7:25. Lei che spicca il volo ogni mattina, facciamo vedere l'orologio che è un gioiello del nostro caro amico Usignolo, cammina con la scorta proprio perché ha questo gioiello sul polso. Ma non passa inosservata la presenza del nostro barone più che rosso arancione questa mattina. Complimenti. Quante bacchette ha portato? No, è in onore del nostro amico Aurelio. Sì. Abbiamo messo i fiori qua, è in onore di Aurelio. Sì, perché non c'è Aurelio questa mattina. Un saluto a Aurelio, Aurelio, non ti preoccupare. Un saluto a Aurelio, torna con noi tra poco. Buongiorno a tutti. Sì, Michel Bourbon. Ha messo i fiori, sta in malattia, in violenza. No, nel senso, fiori e non opere di bene. Vabbè, poi il nostro maestro Caraccio. Sono le bacchette. Sì, le bacchette. Quante bacchette hai messo all'occhiello? Vedi, 3+2=5. Ora io ci provo stamattina. Allora, caro Cesare, vogliamo leggere la poesia, perché tra pochissimo si dovrà esibire il nostro Usignolo in diretta. Tutta poesia e poi l'Usignolo. Dedicata all'Usignolo. Sì. Quando canta il nostro Usignolo, sembra il mitico Bobby Solo. Wow. Ma se apre le ali e spicca il volo, sembra Fausto le ali. L'Usignolo ama cantare, lo fa in una corale. Qui a chiacchiere e caffè il caro Borriello è il più giovane e il più bello. Lui non è il quarto compare, lui è libero di volare. E se si alza in punta di piedi esplode la nota che vola leggera, con piccolo fiore canta d'amore, scuotendo ognuno anima e cuore. Ale, complimentoni, il nostro Gerardo Borriello, l'Usignolo che spicca il volo ogni mattina per noi. Usignolo, prego, faccia un passo in avanti. Quale canzone possiamo far cantare al nostro Usignolo? Una canzoncina così veloce. Lui ha detto una veloce Donna Sorriendo. Donna Sorriendo, giusto, un accenno di Donna Sorriendo, va bene. Il cappello dov'è? Chiedo scusa, perché visto che lui è il quarto compare ad honorem, ha bisogno dell'investitura ufficiale, ovvero di mettere il cappello in testa. E così ci siamo. Donna Sorriendo. Non mi facile perdere un tempo, vero? Miro mare quanto è bello, spira tanto sentimento, come tu a chi tiene mente, casce dato fai sonno. Guarda qua che sto giardino,
anche se sei un'arancia, non profuma così fino, d'indocore se ne va. E tu dici batta Dio, t'allontani da sto cuore, da sta terra dell'amore. Bravo, bravo il nostro Usignolo. Ma non me la sa, non dar messo dormendo, torna surriendo, fammi campare. Complimentoni davvero alla Usignolo, nonostante le condizioni difficili è riuscito a esibirsi, a interpretare Torna Surriento in modo davvero spettacolare. Complimenti. Ti ringrazio. Usignolo, la polizia del nostro Cesare ti ha caricato ancora di più. A un certo punto ti sei staccato dal pavimento, non riuscivamo più a trovarti nel cielo. Ma Cesarino veramente un bravo poeta. Ma Cesare ha vinto anche un prestigioso premio. Complimenti Cesare. Ritirato venerdì a Caserta. Complimentoni. Saluto Cesare, gli organizzatori del Viaggio della Poesia. Sì. E il mio carissimo amico Renato Di Pane. Renato Di Pane. Vediamo un po' i giornali, un'occhiata, perché noi portiamo il sorriso, la musica, va bene, ma anche le notizie. Grazie a Meteo Peppe in versione edicola Men. Ecco qua la prima pagina del Mattino di Avellino, l'addio a Zamberletti, l'amico dell'Irpinia. Ebbe un ottimo rapporto con i sindaci, realizzando 25.000 cassette in soli 7 mesi. L'addio al padre della protezione civile, regista dell'emergenza nel dopo terremoto. C'è anche una dichiarazione di Cirio Codemita che parla di Zamberletti come una persona seria e capace. Fondo pagina per quanto riguarda le previsioni meteo del grigio e il blu, un'altra settimana di nuvole, piogge, freddo. È confermata questa previsione? È confermata, perché arriveranno delle perturbazioni una dietro l'altra. E allora farà freddo e farà molto vento. A catena, perturbazioni a raffica. Sì, perché poi c'è il mese di febbraio. Mamma mia, che freddo! Che freddo. E poi un'altra notizia che riguarda il maltempo, il laceno, neve record, i vigili potano i rami. Andiamo in alto perché è una nota dolente, caro Barbalupo, vergogna Avellino, questo è il titolo, esplode l'ira dei tifosi, il casino cancella l'Avellino, leggiamo nel pezzo di Marco Ingino, dalla corsa alla promozione con due intuizioni di ricamato, i laziali hanno spazzato via le velleità di una squadra apparsa per l'ennesima volta presuntuosa e senza la giusta mentalità per giocare con il coltello tra i denti in Serie D. Insomma, Barbalupo, è mancata la grinta da quello che abbiamo letto nell'articolo di Ingino sul Mattino. È mancato tutto ieri, una vergogna e basta, sì, non ci sono neanche parole per il disprezzo. Mi tolga una curiosità, ma questa tunica dove l'ha trovata, insomma? Me l'ha prestato un po' San Gerardo. Ah, direttamente dall'alto dei cieli, insomma. Lei è molto protetto. E voglio esercitare un po' questi calciatori della Vellina. Sì, su con la grinta, con la vita, vero Barbalupo? Ma oggi è una vergogna. Non ci sono neanche parole per il disprezzo. Ci riprenderemo. Caro Carmine, insomma, un po' di ottimismo, perché Barbalupo, vedi, è il simbolo della disfatta, in lutto questa mattina. Voglio bene. E niente, io in settimana siamo stati invitati con la famiglia a Cassino, da una famiglia di Cassino, a pranzo, e poi ci andavamo a vedere la partita, ma non andai perché proprio nel pensiero dico perché non sono fatto più un giovanotto, dico poi ritorno, perdiamo e abbiamo perso. Ai, purtroppo è andata male, ragazzi, ma parlando del clima, delle previsioni meteo, io so che il nostro Barone Rosso si è divertito con l'ape spazzaneve. Sì, hai visto? Sì, ci serviva, perché hai fatto anche un bel servizio pubblico, perché chi aveva bisogno e stava in emergenza neve interveniva il nostro caro Barone Rosso con l'ape. Tutti quelli che mi chiamano. Ma come hai fatto a inventare quest'ape che spazza la neve? No, è l'esigenza che aguzzare, come si dice, l'ingegno. Si è scassato lo spazzaneve alla scodaletta, noi non abbiamo lo spazzaneve.
E quindi sei sceso tu per strada. E allora io per provvedere un po' nel mio piccolo ho provveduto a questa modifica. Complimentoni, come ti senti al posto? Tornando al pallone, sì, Cassino, sì, Cassino sì. Ci ha fatto un servizio e quindi già si è vissuto da morto. E siamo all'inizio del campionato, a metà campionato. Oh, complimenti, come ti chiami? Aurora. Aurora, che bel nome, ragazzi, facciamo Aurora, un bel... per Aurora, complimentoni Aurora. Questo è il caffè per i nostri tre compari, ovviamente è un invito anche virtuale ai nostri amici telespettatori. Tra l'altro io già so che voi avete un grande pubblico, perché avete tanti clienti, tanti affezionati clienti che vengono da voi, perché trovano di tutto, trovano le delizie della pasticceria, il buon caffè, tutto. Complimenti, anche perché tu, Antonio, gli altri, ho offerto un'immagine anche molto professionale. Grazie. Complimenti davvero, grazie. Salutiamo Aurora, che adesso offre il caffè ai nostri compari. Complimenti, ecco qua. Nido zucchero e la coppa marasina, e tante cagiaula, e tante cagiaula, o dolce sotto la tazza fina, bocca va ad arrivare. Aurora, Aurora, Aurora. Complimenti, complimenti a Aurora che subito ha conquistato la simpatia, l'affetto dei nostri compari. Tra l'altro, se Luciano Mangiante può inquadrare, abbiamo anche questo angolino molto romantico, anche perché si avvicina alla festa di San Valentino. La festa degli innamorati, San innamorati. Valentino. Sì, e quindi abbiamo già dei gadget, delle belle sorprese, dei bei cofanetti per la festa degli innamorati. L'8 febbraio, è così la festa degli innamorati? Il 14 febbraio. Il 14 febbraio. Già quella... sì, abbiamo fatto un po' di confusione, questo dimostra che non siamo assolutamente noi pronti all'evento. Un innamorato vecchio. Ah, tu sei sei buono per tutte le stagioni, vero? È innamoratissimo anche il nostro Meteo Peppe. Quindi di fare uno sguardo, di vedere il cielo come sarò. Ah, lei va assoluto. È molto nuvoloso, andando a coperta. Sì, infatti se Luciano può inquadrare il cielo, ecco, il cielo piuttosto grigio questa mattina, anche piovoso, sempre in diretta su Telenostra e Prima TV, il Buongiorno Show di Chiacchiere e Caffè, in diretta dalla caffetteria Bar Pasticceria Orciuolo, Viappia, ad Altiparta. Tra l'altro vediamo, a proposito di festa del cuore, di festa degli innamorati, vediamo anche quest'altro angolino. Antonio, puoi venire un attimo, scusa, perché si parla di San Valentino, quindi c'è bisogno del tuo supporto. Vediamo anche in questo angolino molte sorprese per gli innamorati. Noi, Antonio, stiamo già lanciando la festa di San Valentino il 14 febbraio. Io prima sbagliando ho detto l'8 febbraio, non ho molto feeling con la festa degli innamorati, però insomma complimenti. Vabbè, perché già avete confezionato un bell'angolo. Sì, ma a breve usciranno pro torte, biscotteria sempre dedicata ai fidanzati, prenotazione di torte personalizzate, c'è un bel lavoro dietro. Che quindi tu ce le farai vedere in anteprima, certo, così gli amici potranno venire subito a prenotare qualcosa di bello. Si possono sì anche fare torte personalizzate per gli innamorati, colazione, ci sono belle cose per San Valentino. Insomma, voi, la fate voi la festa agli innamorati. Bene, grazie Antonio. Sì, una grande festa che non si dimenticheranno facilmente. Sì. A proposito di San Valentino, sì, qui ad Altiparta il 9 e 10 febbraio si svolgerà la finale del premio San Valentino, che è un concorso di poesia che vede impegnati poeti da tutto il mondo. Bello a sapere. È un premio internazionale ed è molto rinomato. Ma è dedicato a San Valentino, nel senso, vuol dire che ci saranno poesie d'amore. Poesie d'amore, sì. Ah, poesie d'amore. Hai visto, insomma, come abbiamo lanciato la festa degli innamorati per il 14 febbraio. Il nostro Carmine ha sorseggiato sotto i baffi da sparviero il caffè. Sorseggiando un bel caffè, sì. Terzo. Ah, lei ricomincia da tre, insomma. Sì. Ci vogliono tre caffè per iniziare la giornata. Alla grande il nostro Carmine Genovese. E adesso, visto che c'è bisogno di un'altra sferzata di musica e allegria, sì.
In diretta del nostro Barbalupo al centro della pista, accompagnato dai nostri compari. Probabilmente c'era una telefonata prima, cercheremo di recuperarla tra poco. Già c'è? Pronto? Viva voce. Sì, vabbè, allora fin quando non arriva in viva voce, diamo un'occhiata al quotidiano. Il quotidiano che offre questa prima pagina, il titolo, una prima pagina dedicata all'addio a Zamberletti. Pronto? Oh, ciao, buongiorno, come va? Tutto bene? Buongiorno, sentivi che stavo in diretta? Non sentivo la tua inconfondibile voce, adesso invece mi arriva tutta. Com'è il tempo ad Avellino? Com'è Tripalda, presumo? C'è solo che spacchi i preti. Insomma, non ci crediamo tanto, Piovoso e piovoso, 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 grigio e piovoso il tempo, anche ad Avellino. Allora, sì. Dì a Lucignolo, sì. Cambiamo canzone. Vagabonda. Ah, chitarra vagabonda, chitarra vagabonda, va bene. Carmine, allora come hai accolto questa sconfitta dell'Avellino, ma anche la sconfitta della Scandone? Per quanto riguarda lo sport biancoverde è stato un weekend nero, Va bene, Carmine, allora chitarra vagabonda. A proposito, visto che abbiamo lanciato la festa degli innamorati il 14 febbraio, come tu ben sai, e se devi prendere qualcosina, qualche regalino, ti raccomando, alla caffetteria Urciuolo ad Atipalda, ok? La conosci. Ottimi prodotti, complimenti. Grazie Carmine, buona giornata Carmine. Ciao, sì, ciao, ciao, ciao. Ha chiesto chitarra vagabonda, non so se riusciremo a proporla questa mattina, credo di sì. Ecco qua, il quotidiano del Sud, riprendiamo la prima pagina dedicata al padre della protezione civile, ieri l'addio a Zamberletti, c'è l'intervento, l'editoriale del direttore del quotidiano Gianni Festa, il titolo è Con l'Irpinia nel cuore, questo è il ritratto di Gianni Festa e del quotidiano del Sud. Zamberletti, caro Cesare Ventre, il padre della protezione civile, della protezione civile, perché dalle macerie del terremoto dell'Irpinia dell'80 che è nata la protezione civile. Addirittura si diceva il giubbotto di Zamberletti, non so se lo ricordo, il giubbotto blu. Come? Quindi veniva identificato tutto in Zamberletti, in quel periodo, la ricostruzione, i giubbotti, gli aiuti che arrivavano, insomma. È stato un grande personaggio davvero della politica, quei personaggi che comunque lasciano il segno, lui ha lasciato un grande segno. Giusto e meritato il ricordo di Gianni Festa, il direttore del quotidiano del Sud, che questa mattina ha scelto di dedicare l'intera prima pagina al padre della protezione civile, Zamberletti. Caro Barbalupo, mi faccia vedere il resto del suo look, del suo abbigliamento. Sì, è tutto per mi ha ricordato Fra Giacinto questa mattina. Salutiamo Fra Giacinto. Sì, un saluto a Fra Giacinto, che ha sposato Barbalupo. Cioè, Fra Giacinto ti ha sposato, ha celebrato le nozze. Le mie nozze. Complimenti, è uno scoop questo. E vuoi salutare la tua signora, che sicuramente sarà in visione della nostra trasmissione. Ciao cara signora moglie. Vabbè, avrà pure un nome la cara signora moglie. La signora Rosa. Rosa, hai visto, insomma, no, perché volevo intanto... Tra poco arriva la nostra volevo festa. Intanto vedere, insomma, qua sotto, o giusto scoprire, ecco qua, vediamo... Ah. C'hai i pantaloni e poi questa tunica nera, ti sei ben coperto questa mattina. Eh sì,
a lutto, lutto completo. Vabbè, lutto dai che sportivo, ci riprendiamo, dai che ci riprendiamo. Caro Usignolo, hanno richiesto chitarra vagabonda. Carmine ha chiesto chitarra vagabonda, Carmine, nostro amico telespettatore, se possiamo accontentarlo con un accenno della canzone. Allora, buongiorno Carmine, ancora una volta ti dedichiamo questa canzone, insieme ai cari amici di... con il coro degli Usignuoli, che ogni giorno ci accompagna, i bravi maestri, va bene? Chitarra vagabonda, ok. Vai. Le danzate, le cose. Eccolo qua. È bello l'improvvisato. Queste sono le... È vero, no? Questo è il bellissimo della diretta, ne passa un altro, no? L'ha schivato l'obiettivo, vai. Aspettiamo il batterista. Il tamburino sardo. Aspettiamo il batterista che prende posizione, ci siamo? Una chitarra suona nella notte, cantando va dicendo amore, amore. La porta del balcone non si apre, un cuore sta morendo per una donna. Volano l'eco delle mie parole, vanno all'orecchio del mio grande amore. E le sussurra svegliati, oh Madonna, un cuore sta morendo per una donna. A presto, va. Stringilo forte a te con una scusa. Vai. Canto con la chitarra e chiedo scusa, e se si affaccia lui non dirgli niente, digli soltanto che era un vagabondo. Volano l'eco delle mie parole, vanno all'orecchio del mio grande Madonna, il cuore sta soffrendo per una donna, stringilo forte a te con una scusa, vado con la chitarra e chiedo scusa. Complimenti al nostro Usignolo che ha spiccato il volo, a un certo punto stava a 15 metri di altezza dal pavimento della caffetteria Orciolo. Comunque complimenti, lei va in trance a un certo punto. Lievita. Complimenti, veramente. No, questa è un'altra canzone di quelle che ricordano il passato, non so se è romantico, non so se è salato. È bellissima, sì. Ricorda tante belle cose del passato, ma tante belle cose. E l'amico Giovanni che fine ha fatto? Giovanni ha telefonato in questo momento. Sì. Ecco, un attimo solo, in diretta. Prego, accomodati, perché prima abbiamo conosciuto Aurora, dopo Antonio, adesso conosciamo anche te. Come Sabino, ti chiami? Sabino. Facciamo, ragazzi, anche una colonna sonora per Sabino, un'introduzione. Sediati, passa, sì, Sabino. Sì, sì. Insomma, il nome è il nome, dice Sabino, tutto, il nome sì. Dice tutto. Quasi tutti si chiamano Sabino. Sì, ad altre parti sì. Una canzoncina così per Sabino, ti preferisci una canzone particolare? No. Qualcosa di allegro. Ah, ovviamente sì, l'allegro. Qualcosa di allegro, vai. Caro Sabino, cosa ci proponi di buono? Allora, abbiamo le graffe, che è la nostra specialità. Complimenti. Se no, abbiamo la bombarda, che è dolce tipico anche avellinese. Sì. Ci sono un paio di creme spalmabili nostre del bar che abbiamo fatto ultimamente, che abbiamo usato anche nei panettoni, nel pandoro. E poi vi proponiamo qualche altra cosa sempre di sfizioso. Rimanete contenti, non vi preoccupate. Complimenti Sabino. Grazie. Ce le fai assaggiare adesso? Sì, come appena vi liberate siamo pronti. Glielo dite. Noi le vogliamo vedere in diretta, se le facciamo vedere anche in televisione. Va bene, se ce le porti in poco. Grazie Sabino, grazie. Carmè, carmè, carmè.
Particolarmente scatenato il nostro Barbalupo, che sta cercando di menare le danze per dimenticare la sconfitta dell'Avellino a Cassino. Ecco qua, ti stai riprendendo un po', sì? Un pochetto, sì. Diamo un'altra occhiata ai giornali, tocca alla pagina nazionale del Mattino, che apre con la cronaca: ucciso di botte a 7 anni, racconto shock della sorella, una tragedia che ha sconvolto tutti. Poi Sea Watch, aperto un'inchiesta, Di Maio, sequestriamo la nave. In alto il calcio, Insigne e Mertens, c'era una volta il gol, Juve inarrestabile, Juve che ormai è volata via a meno di clamorose sorprese. A proposito di calcio, la Gazzetta dello Sport, tanto Toro, vuoto Inter, l'Inter che ha perso a Torino per 1-0, poi la Juventus più 11, Leoni, Bianconeri spietati, Lazio rimontata in casa 2-1 il risultato a favore della Juventus, grazie a Meteo Pep, che tra poco ovviamente si esibirà, diventerà protagonista del momento clou della nostra trasmissione, ovvero le previsioni meteo. E diamo vita alle previsioni meteo. Diamo vita adesso, tra poco, il tempo, tra poco, di minuti, mo. Il tempo di prepararti. Certamente. Allora si sta preparando il nostro Meteo Pep. Ho fatto una richiesta. Il ballo del qua qua, i bambini prima di andare a scuola vogliono ascoltare. Questo prima mi mancava, il ballo del qua qua per i bambini che devono andare a scuola. A scuola, sì. Sei, io esco fuori tempo. Sei watch. Sì, la nave. Ma tu hai visto Salvini che puntava, che paroline per entrare nell'argomento? Il telefonino, le cuffiette, e la gente quello che non vuol sentire. Qualcuno diceva: io ho problemi di pagare la bolletta alla luce e l'acqua, e tu hai problema di scegliere il telefonino o se c'hai il wifi. Ah, attacchisce Salvini, perché i problemi ci sono veramente. Sono problemi per tutti ultimamente, insomma, però magari sceglieremo un'altra pagina per parlare di questo argomento, che ha bisogno di ben altre competenze. Bene, noi siamo sempre in diretta. Dedicato a tutti i bambini, perché sappiamo che molti bambini ci seguono la mattina e ci fa enormemente piacere. Olà, che defilé, che sfilata, che passerella sul red carpet del bar Caffetteria Pasticceria Urciolo ad Atibalda in via Appia. Abbiamo visto, intravisto queste belle irresistibili delizie. Ci raggiunge anche Aurora, e là, colpo di musica per Aurora, ecco qua, ci siamo. Quasi tutta la squadra, presentiamo la squadra della pasticceria Urciolo. Complimenti, perché come dicevo, grazie, prima offrite un colpo d'occhio anche molto professionale, e ci vuole. Cerchiamo di fare il possibile, cerchiamo di fare il possibile. Lei è il direttore, Antonio, della sala. Cerco della di dare una mano, sì, ai proprietari quando non ci sono. Alle spalle abbiamo il laboratorio, di pasticceria, quindi tutto fresco. I pasticceri la mattina vengono presto, fanno i cornetti, preparano la pasticceria, graff, e qui è tutto fatto da noi. Sì, c'è nulla di congelato. Aurora, Sabino, e poi c'è anche Angela. E Roberto alla caffetteria, infatti il caffè prima l'ha fatto lui e mi hanno detto che è stato molto apprezzato. C'è addirittura Carmine, ne ha presi 3 di caffè. Comunque complimenti per la squadra, per il locale, perché è davvero spettacolare. Qua c'è addirittura il caminetto, insomma, per riscaldare i cuori, dicevi tu. Hanno pensato a tutto. Complimentoni ovviamente ai proprietari, ai titolari del bar Urciolo. Vogliamo presentare in diretta, perché siamo sempre in diretta su Telenostra e Prima TV, c'è queste delizie che ci hai portato. Allora, queste abbiamo preparato, il nostro boom, diciamo, il cavallo di battaglia. Le prelibatezze nostre sono la brioche,
particolare che si può farcire con delle cioccolate che adesso vi presenterò, che vi farò vedere, che c'è una partecipazione sempre di urciolo anche nelle cioccolate, fondente, pistacchio e nocciola. Sì. Poi c'è la Graff, che si può farcire o no, ma è ottima, buonissima. Il cornetto, cavallo di battaglia, viene fatto tutte le mattine fresco e lo fanno veramente bene. E quindi uno può scegliere anche come farcirlo. Come complimenti. E poi questo dolce lo facciamo solo noi, la bombarda. Sì. Ricotta, gocce di cioccolato, babà, granella di nocciola. Tutto fresco che esce dal laboratorio. Abbiamo visto prima i maestri della pasticceria che preparavano queste delizie. Sì. Insomma, dobbiamo assaggiare qualcosa, attenzione, perché c'è il nostro signolo che già ha tentato di planare sulle paste. Veramente l'avevo scambiato per un piccolo microfono. sì. Hanno cioè questa forma di microfono. Questo, sì, perché sono televisivi. Televisivi, come vedi, già fioccano le richieste. Va bene, Antonio. Si vede che l'assaggiata che gli piace. Sì, ma sono tutti clienti del bar pasticceria, caffetteria Orciolo. Tanto complimenti, perché nonostante è presto, ci sono ancora tanti, ci sono già tanti clienti che vengono. Fortunatamente sì. Li avete abituati bene alla prima colazione. Bene, grazie Antonio, grazie Aurora, grazie Sabino. Ci vediamo tra pochissimo per infarcire i cornetti. Intanto c'è il nostro Barbalupo che sta offrendo le bombardine ai nostri tre compari. Attenzione, attenzione, perché adesso arriva il momento clou, mentre il nostro Barbalupo offre le bombardine della pasticceria Urciolo, il nostro colonnello si prepara per le pressioni meteo, perché è arrivato finalmente il momento clou di chiacchiere e caffè, le previsioni. Quindi andiamo nello studio 36. Lo studio 2. Sei molto umile, solo il 2. Io avevo lanciato lo studio 36. Siamo nello studio 2 con Meteo Peppa. Allora, cosa prevede il tempo? Il tempo prevede questa settimana un via vai di perturbazione di origine atlantica, sì, che porteranno il maltempo, piogge intense e venti occasionali. Sì. Venti intense dai quadranti meridionali, poi tendenza a ruotare da nord-est, prima da sud e poi da nord-est. E saranno delle giornate un po' piovose. Era anche freddo, era anche... Dobbiamo coprire bene, perché fu un freddo can. un freddo can. A proposito di un freddo can, perché ricordiamo una canzone di Nada, ma che freddo fa. Io so che lei ha fatto una versione rap di ma che freddo fa. Come fa? Ma che freddo fa? Il mondo gira intorno a te, e la vita è sempre qua. Va bene, questa è la versione taratarata di ma che freddo fa. Insomma, abbiamo finito con le previsioni. Siamo a posto. Possiamo andare avanti. Mi dai il permesso di andare avanti? Attenzione, perché visto che piove, insomma, dobbiamo capire l'intensità della pioggia. L'intensità in questi giorni va aumentando, però io lo diminuisco. E come fa? No, ma non è possibile, però, perché il pluviometro è uno strumento scientifico, ricercato, serio. E lei che fa? Beve acqua piovana. Insomma, tutto d'un fiato e scompare il pluviometro. Va bene, ringraziamo Meteo Peppa per le previsioni. Salutiamo gli amici che vediamo in sala. Ciao, come stai? Tutto bene, Marcello? Marcello, puoi venire un attimo? Scusami, perché un saluto lo dobbiamo fare. Grazie, Marcello. Grande collega. Mi sorprendi a sbocconcellare il Sei stato preso in flagranza di brioche. Di consumazione, sì, di consumazione. Chiedevo al cameraman la ragione della tua presenza e mi ha confermato ancora una volta che sei un personaggio brillantissimo. Ti ringrazio. Nelle iniziative, ti auguro un'ottima giornata. Pensavo che fossero i funerali dell'Averino Calcio. Perché hai visto Barbalupo, vieni, perché Marcello prima è rimasto un po' inquietato dal... Invece è tutto a posto, vedi, insomma, che si sta riprendendo. Quindi... Sì, no, pensavo che fosse qualche elemento collegato all'ulteriore sventura calcistica di ieri. Sì, no, ma lui si è vestito così appositamente per celebrare la sconfitta dell'Avellino, purtroppo, sta in lutto sportivo. Tu sai che lui è il barbiere più longevo di Monteforte Irpino.
sì, lui fa la barba a tutti, però ha questa passione per la Velina. Nel caso della società calcistica, barba e capelli. Grazie Marcello, grazie, cose, cioè. Grazie Marcello, ciao, che ci ha regalato la battuta su barba e capelli. Intanto vedo uno strano movimento da queste parti. Caro Barone Rosso, vedo qualcosa sotto il piatto della batteria. Abbiamo fatto quella richiesta con i tre compari, Ivana e Antonio hanno provveduto a portare le bombarde. Penso che Aurelio non ha mai suonato con la bombarda. Peccato, Aurelio ha perso un'occasione. Salutiamo Aurelio Spiniello che non c'è questa mattina con noi, caro Cesare, mentre gli altri degustano le delizie. Davvero una ospitalità deliziosa. Sì, quella sì, da incorniciare. No, vedo che pure tu stai degustando. E siccome si è parlato di San Valentino, voglio leggere una cosa dedicata alle donne. Risplendi, il tuo splendor brillante dona colore e smalto. Rechi con te la luce che irrora radiosa aurora, regali sogni e fiori e alleggerisci cuori, un volo che cattura la magia della natura, maestosa ma insicura, divina creatura, tu puoi danzare e accendere la mia vita futura, lode alla tua bellezza, fanciulla che racchiude candore e tenerezza, porti con te una luce che non si affievolisce, con te nulla finisce. Bravo, bravo il nostro Cesare che ha regalato un lampo di romanticismo alla nostra trasmissione. Intanto vedo gli amici che si stanno dando da fare, sì, per par condicio. Il nostro Usignolo, particolarmente scatenato questa mattina. E caro Antonio, ho visto che hai accontentato tutti. Vieni Antonio, vieni da questa parte così. No, stanno apprezzando molto, devo dire. Hanno infarcito loro i cornetti. No, questo io l'ho fatto farcire dal pasticcere, con la marmellata. E poi ho detto, come vi ho detto prima, ci sono questi prodotti Urciolo. C'è una nostra piccola partecipazione, ecco. Sì. A Caltanissetta le fanno queste pistacchio, nocciole e cioccolato fondente. E c'è anche una piccola partecipazione nostra. E quindi con una ricetta, non so, con qualche cosa che comunque i pasticcieri hanno tenuto per loro. Quindi alta qualità per una prima colazione spettacolare. Sono andate sì. Sia vanno per la colazione, sono andate fortissime anche con i nostri panettoni e tutto. Complimenti Antonio, qua c'è di tutto, c'è un universo di dolcezza. Questi complimenti. Qui, se volete si possono farci. Io l'avevo preso con un ex calciatore della Velina. Ah, chi somiglia? Per Soncin. Chi? Andrea Soncin. No, sfortunatamente. No, lui è direttore, l'acclamato direttore del Barra Pasticceria Ucciolo. La musica continua con i tre compari. Lei ha provato la bombardina, sì. Buona, buonissima la bombardina. Quanto manca Luciano alla fine? Dobbiamo salutare gli amici, sì. Devo dare degli auguri. Sì. Domani mia nipote fa 5 anni. Mia nipote della Sardegna. Come si chiama? Teresa, salutiamo Tanti Teresa. Auguri. Auguri Teresa. E domani veniamo a festeggiare qua, da Tricalda, con la nipotina che sta qua. Bravo, complimenti. Stamattina voleva venire anche lei. La prossima volta. Sarà dei nostri, ti raccomando, su con la vita, Con la vita sempre su, però l'Avellino ti fa diventare troppo giù. Il nostro Metto Pep, grazie sempre per la sua partecipazione straordinaria. Professione medio, saluti i miei fans, saluta a Carmine, saluta la moglie Anna Maria, Spagnolo, con Anna Spagnolo e Salvatore. Salutiamo Carmine, grazie Carmine, com'è andata la buffata di dolci? Bellissimi, belli, guarda, bellissimi, veramente, complimenti, Complimenti a tutti, Michel Bourbon, sei sceso dal trisco. No, ho mangiato un po' i dolci, però siccome c'ho un po' di diabete, il diabete fa togliere i dolci. Però tanti saluti a Aurelio, che ci sta guardando. Questa è una sua ricetta, ma sì. Ma sai vero che il suo diabete, ma si cotugno con tutto quello che ti hai mangiato. sì. Il nostro caro prof Caraccio. Io saluto Aurelio. Salutiamo Aurelio, sì, alla prossima. Aurelio, ci sei mancato tantissimo. Vedi, stamattina c'erano anche i dolci. La poesia manca. Poeta. Manca il poeta, il compare poeta. Cesare, grazie, attenzione, Cesare, e poi Lusignolo, adesso sai che facciamo? Andiamo a vedere da questa parte com'è la situazione, un attimo solo, Luciano, se giri l'obiettivo, se ci riusciamo, così volevo salutare gli amici.
siamo in conclusione, Antonio, però dobbiamo salutarti. Se puoi venire da questa parte, dribbling di Luciano Mangiante dietro la telecamera per seguirci. Ecco qua Antonio, sì, prego. Se hai il gusto, vuoi prendere al volo, ogni giorno vieni da Ucciuolo. E anche la rima. Grazie Antonio per la disponibilità, l'accoglienza. Noi ci vediamo mercoledì, domani comunque c'è sempre chiacchiere e caffè. Grazie Antonio, alla prossima. Alla prossima. È proprio tutto da chiacchiere e caffè, dal bar, pasticceria, caffetteria, Pucciuolo, di Appia, di Adubanda. Noi ci vediamo mercoledì con chiacchiere e caffè. Vai con ciao a tutti. Alla prossima puntata di chiacchiere e caffè. Ciao!